spinto su. Lo spinto in su. Anche questo. Vanno, allora questa roba. Perfetto, grazie per essere qui. Sì, noi abbiamo fatto un anno fa questo quotidiano online che si chiama La Pressa, e vabbè, insomma, quindi magari alcuni di voi ci occupiamo prevalentemente di cronaca politica ed economica, pur essendo un quotidiano, quindi anche notizie. E quindi volentieri abbiamo accettato l'invito a questo confronto pubblico di liberi uguali. Io partirei da uno dei temi che avevo sollevato con uno prima, parlando con qualcuno dei presenti, che è quello magari un po' meno così piacevole per i candidati, ma forse più interessante per il pubblico, che è quello subito dell'alleanza. Poi andiamo ai temi, perché dal lavoro all'immigrazione, passando per la scuola, magari ci sono anche degli spunti che vengono dal pubblico. Però dal punto di vista delle alleanze e in vista di cosa succederà il 5 di marzo, l'imbarazzo è un po' questo. Voi siete, lo avete dichiarato, alternativi al PD a livello nazionale. A livello locale dite ci sono dei programmi locali che abbiamo sottoscritto e siamo in maggioranza. Lo è Galantini a Carpi, assessore comunale in una maggioranza a guida PD, lo è ad esempio Bosi a Modena, anche egli assessore di riferimento di una giunta a guida PD. E, ecco, in prospettiva, il 5 marzo, cosa succederà? Grasso la forse l'ha anche ipotizzato, un possibile sostegno futuro al governo, magari ovviamente non a guida Renzi. Però insomma c'è un imbarazzo di un partito che a livello nazionale si contrappone al PD, a livello locale ne è alleato. Il vostro elettorato, anche dal punto di vista dei candidati, che cosa vi chiede? Chiede, quello sentiremo anche dal pubblico, chiede bene o male un'alternativa che però sia un'alternativa in appoggio futuro, oppure un'alternativa radicale e così puntare magari anche così in maniera ambiziosa a un governo anche solitario. Lo chiedo, non so, se per ora posso spostare la domanda o a Galantini, che è protagonista di questo, anche di questa alleanza a livello locale, allora Cecilia, guarda, come preferite. Esatto, un po' poi. Beh, grazie anche della domanda, perché ci consente di trovare il vivo, insomma. Nessun tipo di schizofrenia, nel senso che noi, il programma della sinistra italiana, ci siamo sempre collocati in modo frontale in contrapposizione a Matteo Renzi, al Partito Democratico e quant'altro. Quindi sicuramente rappresentiamo un'alternativa. E tra l'altro faccio un attimo una punta in avanti. Quello che dice anche Pietro Grasso in questi giorni, no? Che dal 5 marzo dovremmo lavorare ad un'opportunità di un partito, insomma, mi trova concordo. Nessun tipo di contraddizione sull'atteggiamento nostro locale, perché credo che poi la gestione della comunità locale, in questo caso Carpi, esuli da quello che può essere il fenomeno renziano e quant'altro. E, anche sulle ultime amministrative svolte in provincia di Modena abbiamo sempre valutato nel merito prima dei programmi, quindi ci potevano essere gli estremi per alleanze oppure per presentarci in modo autonomo o coalizzati con altre liste. Quindi un atteggiamento assolutamente chiaro e coerente per quanto riguarda il piano nazionale, che non va in contraddizione sulle scelte fatte sui territori, che credo debbano essere assolutamente di merito. Sì. Posso aggiungere solo una battuta? C'è un punto da chiarire in modo molto esplicito, cioè la legge elettorale con cui noi andiamo a votare è una legge che fondamentalmente è una legge proporzionale. Per due terzi i parlamentari che arriveranno in Parlamento sono eletti con un sistema proporzionale. Questo vuol dire che nella competizione per le elezioni ciascun partito, ciascun movimento, ciascuna lista deve presentare con chiarezza qual è la sua posizione sui temi più importanti, il suo programma vero, quello su cui si impegna rispetto ai candidati. Dopodiché, in un sistema proporzionale, le alleanze si discutono dopo, perché evidentemente è diverso se uno arriva in Parlamento con il 3% o se ci arriva con il 30%, cioè il peso, la possibilità che avrà di condizionare le altre forze sarà diverso. Dal nostro punto di vista c'è però un elemento fondamentale, che è l'elemento del programma. Guardate che noi abbiamo scelto, pur venendo da esperienze diverse, perché per esempio Cesare viene da Sinistra Italiana, io vengo da Articolo 1, altri vengono da Possibile, abbiamo scelto di presentare un programma unico, di presentarci cioè come un soggetto politico in costruzione, perché non abbiamo ancora avuto il tempo di
di fare un partito vero e proprio e andiamo con una proposta chiara. Altri si presentano all'elettore con delle coalizioni, quella di centro-sinistra e quella di centro-destra, in cui sono presenti nella stessa coalizione soggetti che hanno programmi opposti. Quindi di che alleanze stiamo parlando? Cioè nell'ambito del centro-destra noi potremo vedere domani che la Lega va all'opposizione e Berlusconi fa il governo con Renzi. E quindi un elettore di centrodestra cosa sta votando? Quale alleanza sta votando? Perché la domanda viene posta giustamente a tutti, però con particolare insistenza a noi. Noi siamo quelli più chiari, perché andiamo con la nostra faccia, e cioè la nostra proposta. Ed è lì che ci misureremo. Siamo altrettanto chiari a dire una cosa precisa, cioè mai con la destra, che ha due elementi, mai con la destra è chiaro, ma in più c'è una forte pregiudiziale antifascista. In questo momento non è una parola dire pregiudiziale antifascista, quando noi ci presenteremo alla Camera con al posto prima di noi Casa Pound e al posto sotto di noi Forza Nuova. Siamo cioè in una situazione in cui il fascismo non solo sta prendendo piede nelle nostre città, qua Carpi, Forza Nuova, è anche forte, ha fatto cose che sappiamo, andiamo a ricordare, non solo è forte, non solo appunto è forte, ma arriva anche nelle liste democratiche dove non dovrebbe essere. I fatti di Macerata e la posizione molto chiara che noi abbiamo preso, cioè che non si doveva stare zitti, come ad esempio consigliava il Movimento 5 Stelle, ma che bisognava andare in piazza, e avremmo voluto avere in piazza anche le istituzioni per dimostrare con forza che si è contro il ritorno del fascismo, con tutto quello che ha significato nella storia del nostro paese e dell'Europa, noi lo poniamo come una pregiudiziale e non abbiamo, quindi non guardiamo con favore a chi dice che dopo le elezioni si guarderà intorno a 360 gradi come se fosse anche solo concepibile, che so, un'alleanza programmatica con la Lega, faccio per dire, no? Sono cose che non rientrano assolutamente nella nostra idea, nella nostra proposta. Lo dico io, perché insomma, per chi non lo sapesse, ma ormai un mesetto fa, sotto a uno degli appartamenti affittati da Cesare Garantini, ci fu una manifestazione di Forza Nuova, che anche noi con il nostro quotidiano, ma molte parti politiche, credo giustamente, hanno definito intimidazione, del tutto fuori luogo, tra l'altro un attacco davvero del quale tutti in maniera unanime le forze democratiche giustamente hanno condannato. E questo per fare riferimento, questo poi Cesare Garantini vorrà tornarci all'episodio a cui faceva riferimento Cecilia Guerra. Invece, per spostarci dal tema delle alleanze, guardando i contenuti, farei questo passaggio sulla legge, sull'ambiente e la legge urbanistica. Lo dico perché a livello regionale, posso con Alessandra Di Bartolomeo, a livello regionale recentemente, prima di Natale, la regione ha approvato quella che è stata definita la legge Sardo-Svevo. La sinistra a livello in regione ha votato no, insomma, la legge è passata ugualmente, però ha espresso il voto contrario, segnando quella frattura netta tra PD e la sinistra da voi rappresentata. Ecco, allo stesso modo a livello locale vi siete liberi uguali, in particolare mi pare Sinistra Italiana, però insomma si può parlare di partito comune oggi, ha condannato in maniera netta la futura realizzazione di Cispadana e Bretella, ad esempio. Allo stesso modo è stato criticato, se guardiamo a Modena, le 550 case di Bacilio, per cui trovare quel compromesso sul PD, sul saldo zero, anche per quel terreno. Ecco, però se la critica locale alle politiche ambientali urbanistiche dell'amministrazione è netta, perché non mettere in minoranza il comune di Modena, visto che a Modena, ad esempio, siete forza, stampella, mi permette al termine, decisiva. I 7 consiglieri a Modena sono essenziali per la tenuta della giunta Mozzarelli. Questo lo dico perché a livello locale potete incidere. Se voi togliete il vostro appoggio alla giunta Mozzarelli, qua siamo a Capi, ma parlo un attimo di Modena, la giunta Mozzarelli cade. Innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, ma il punto è che questa domanda non dovrebbe farla a me, perché io sono la segretaria di Sinistra Italiana, prima è candidata, e noi come Sinistra Italiana non siamo in comune, non abbiamo né consiglieri né un assessore a Modena, quindi è evidente che la nostra, questo non vuol dire che noi non facciamo politica sulla città di Modena, perché io credo che oltre che le istituzioni poi si faccia politica anche nella società, nelle strade, nei quartieri, però non possiamo ovviamente incidere nelle discussioni di un partito, un movimento, in questo caso Articolo 1,
che è in comune in maggioranza. Probabilmente se noi avessimo avuto dei consiglieri in comune a Modena saremmo stati all'opposizione, visto che ci siamo scontrati varie volte con le politiche di Muzzarelli, ma anche proprio per una questione di metodo. Io credo che quello che sia successo a Modena su Bacilio sia una grande espressione di partecipazione popolare. Si è creato un comitato già di 1500 persone e quantomeno le ragioni di queste persone andrebbero ascoltate, mentre l'atteggiamento di Muzzarelli è sempre stato molto io sono il sindaco, voi siete no? Cioè, mettendo anche delle distanze. Quindi sulle decisioni di articolo 1, visto che al momento non siamo un partito ma siamo una lista, cioè non è che possiamo mettere bocca, è giusto che ogni movimento faccia il partito faccia vedere le sue scelte, ma poi delle dinamiche interne molto loro. Io sono una che profondamente novecentesca in questo, cioè io credo che le discussioni vadano fatte nei luoghi adeguati della politica, che sono i partiti, non su Facebook, non è. Quindi le sintesi che si trovano all'interno dei partiti secondo me sono da rispettare totalmente. Quindi se articolo 1 MDP vuole stare in maggioranza, per il loro partito avranno fatto le loro scelte, le loro discussioni, e non è certo noi da fuori che possiamo chiedere a loro di non appoggiare più Muzzarelli. Quando un giorno saremo un partito unico, dopo il 5 marzo, ci sarà un congresso, ci saranno delle discussioni, quindi quello che succederà nel 2019 spero che sia molto diverso da quello che è successo nell'ultima tornata amministrativa, però appunto sono discussioni che andranno fatte dopo, di certo non adesso. La ringrazio per la sincerità, anche perché è una notizia, nel senso, dopo 5 marzo ci sarà forse un momento anche comune all'interno di Liberi Uguali nel quale definire anche a livello locale le strategie. Per non fossilizzarmi sull'alleanza, che so essere casualmente un po' più scivolosa anche rispetto ai candidati, volevo anche per rispetto al pubblico toccare dei temi strettamente elettorali. Lo faccio con Cinzia Corne, che so essere insegnante, e volevo toccare con lei il tema della buona scuola. È stata rigida la condanna, la critica a questo provvedimento del governo Renzi. Qual è la vostra proposta sul tema? Tra l'altro Renzi dice che ci criticano sulla buona scuola quando insomma siamo stati un governo che ha fatto una serie di assunzioni. È così o è solo uno slogan? È chiaramente solo uno slogan, in quanto la Corte europea aveva già posto il problema che non si poteva mantenere per 20 anni un precariato della scuola, quindi le assunzioni erano d'obbligo. Ma al di là di questo, attenzione, non è finita, eh? Il precariato esiste ancora una parte di precariato storico. Veniamo alla buona scuola, che io non riesco a chiamarla così, generalmente io la chiamo, venendo dalla scuola, legge 107, perché questo è il numero, perché a buona scuola mi si attorcigliano lo stomaco, perché di buono in quella riforma non c'è nulla. C'è un tentativo di aziendalizzazione della scuola e dell'istruzione, mettendoci un capo, un manager, che è il dirigente scolastico, che tutto può disporre e decidere, con una grossa forma di ricatto nei confronti del personale, tutto precario e non precario, che è la valutazione. Tenete conto che la 107 prevede un bonus in denaro per alcuni docenti, scelti sulla base di criteri, però noi sappiamo che criteri si possono tirare da una parte o dall'altra, scelti dal dirigente scolastico. Io dirigente mi arrogo il diritto di dire chi è bravo e chi è no, che è una forma di ricatto terrificante, perché è chiaro che se io sono un docente che in collegio docenti contro al dirigente esprimo un parere contrario democraticamente, come avviene in tutte le situazioni, beh, posso avere questo, avrò meno soldi. Non è mica un ricatto piccolo, al di là della chiamata diretta, perché il dirigente può, per una parte di personale, decidere chi va a lavorare nel suo istituto. Anche questa è una forma di ricatto terrificante. Cosa ha portato nella scuola? Ha portato al disinteresse completo da parte del personale a tutti quelli che sono i problemi che la scuola può avere. L'importante è arrivare mattina, insomma, passare la giornata e non avere dei richiami dal dirigente. E ha portato spesso a, diciamo, competizioni assurde fra un docente e l'altro, quando invece a me avevano insegnato, poi io sono vecchia,
avevano insegnato che l'ambiente educativo si ha nel momento in cui tutte le figure cooperano insieme, docenti, famiglie e personale. Questo non avviene più. Essendo il genitore, la famiglia, vissuto come un cliente di un'azienda, il cliente viene e chiede. E nel momento in cui un docente dice no, attenzione, la matematica la insegno io con queste metodologie, spesso il cliente si rivolge al dirigente. Noi stiamo assistendo a delle confusioni nelle scuole, a delle diatribe enormi, perché alcune famiglie si arrogano il diritto di decidere come deve quell'insegnante insegnare matematica o italiano. Allora, è una delegittimazione della scuola che porta solo allo sfascio di un'istituzione, ma quando abbiamo sfasciato l'istituzione pubblica resta solo la privata con le rette. Chi potrà permettersi rette alte avrà il figlio iscritto in una scuola anche qualificata, perché attenzione, le private si stanno organizzando, Chi ha pochi soldi invece avrà una scuola dequalificata e quindi il figlio non potrà certo ambire ad arrivare a livelli di istruzione alta. Noi nel programma di Liberi Uguali riteniamo che invece l'istruzione sia un bene universale, deve essere rivolto a tutti. Quando uno ha mal di pancia e va in pronto soccorso, non gli chiedono la carta di credito, perché la sanità, ancora per poco, perché stanno privatizzando anche quella, è un bene universale per tutti. Bene, io voglio che quando uno di noi va a iscrivere il proprio figlio o nipote in una scuola, abbia tutte le possibilità come gli altri, quindi non rette, anche l'università, diciamo, con agevolazioni notevoli, noi addirittura diciamo che in un domani l'utopia è quella di renderla gratuita per tutti, proprio perché l'istruzione deve essere un bene universale per ciascun ragazzo, indipendentemente dalla famiglia da cui proviene, danaroso oppure no. Sì, la il tema dell'università, di un'istruzione che deve essere aperta a tutti e non basata su differenze di ricchezza. Faceva cenno al tema della salute, faccio cenno brevemente alla recente indagine della CGL, del sindacato di personale CGL insieme a Federico Consumatori, che dimostra come la sanità anche nella nostra provincia sia sempre più legata alla sanità privata. È stata fatta un'indagine che dimostra come è in crescita la spesa appunto per la sanità privata. Questo è un altro punto centrale del programma di Liberi Uguali, su quale proprio Paolo Trande, che è un altro dei candidati alla nominale, oggi non qui presente, si è speso anche in qualità di medico. Però non possiamo toccare tutto, invece con Cecilia Guerra, per cui ripasso ai Galantini, volevo soffermarmi, lo sappiamo, è di fatto la sua figura è una delle figure di economisti forse più apprezzate nel nostro paese, non lo dico per piaggeria, però è così, però è anche marcatamente di sinistra, possiamo dire. Se la ricetta, ecco, io voglio dire questo, se la ricetta del centrodestra in termini di lavoro e di tassazione è chiara, no? La flat tax al di là che quella vogliono fare dal 23 al 15 al 20 con quella via di mezzo proposta da Fratelli d'Italia è chiara, dice vabbè, riduciamo le tasse perché la ricetta liberale è quella e in questo modo si incentiva la ripresa. Io, anche l'osservatore, non ho ancora ben chiara qual è la ricetta di cambiamento di Liberi Uguali della sinistra, perché ad oggi, bene o male, sulla tassazione, insomma, quello che oggi, insomma, abbiamo visto che non è che ha permesso una ripresa vera. Qual è il cambiamento che voi proponete in termini di tassazione? E ovviamente questo tema è legato poi al mondo del lavoro e alla critica che è fatta già. Però quello che vorrei capire anche brevemente è la ricetta di cambiamento, perché immagino che di cambiamento anche voi vogliate parlare, di Liberi Uguali. Perché, ripeto, passa in maniera immediata, no? Quella di centrodestra. La nostra è questa, in due parole, forse se lo chiediamo tutti lo sanno, no? C'è un modo per semplificare la ricetta della sinistra? È premesso che noi abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo presentato il programma economico e che la parte fiscale entra nel programma economico. Quindi prima di rispondere faccio una brevissima premessa su questo, cioè il punto di fondo proprio per slogan che ci differenzia dagli altri è che noi consideriamo che la ripresa economica non dipenda da sgravi fiscali o di contribuzioni che hanno già dato prova di non essere particolarmente efficace,
ma che dipenda dal fatto che la spesa che possiamo, i soldi che possiamo mettere, noi li concentriamo sugli investimenti. È un dogma dell'economia che gli investimenti hanno una capacità di influire sul prodotto interno lordo, quindi di avere, come si dice, un moltiplicatore, un impatto più forte rispetto a quanto avviene con spese di trasferimento o agevolazioni fiscali. Quindi il nostro programma si fonda su un grosso investimento pubblico in aree che hanno una rilevanza fondamentale per il paese, ad esempio in campo ambientale, cito per fare l'esempio più importante, gli investimenti di prevenzione del dissesto idrogeologico, l'efficientamento energetico, la riqualificazione delle periferie, eccetera, eccetera. L'altro campo è un forte investimento pubblico sulla ricerca e sull'innovazione, perché la ricerca di base che si fa sempre in istituti pubblici e soprattutto nelle università, e la ricerca applicata, che è il trasferimento della ricerca di base alle applicazioni e poi alle imprese, sono dei paesi vincenti dal punto di vista della crescita economica guidate dal settore pubblico. Questa è la premessa, perché altri invece pensano al sistema fiscale, ma lo pensano da decenni, dicono sempre la stessa cosa: diminuiamo le tasse, diamo la scossa e l'economia parte. Poi le tasse si fa fatica a diminuirle, l'economia non parte e ogni volta la stessa cosa, no? La flat tax non è. Ci dicono che ha del successo in altri paesi, ma guardate che gli altri paesi in cui c'è la flat tax sono paesi che sono arrivati alla flat tax da un sistema molto eterogeneo, sviluppato, in cui le imposte sul reddito non funzionavano, e quindi è stato anche un miglioramento. Invece per un paese che ha già un sistema consolidato ormai da decenni, sarebbe un tornare indietro proprio. Quindi sono confronti fatti veramente in maniera molto superficiale. La nostra proposta in campo fiscale è molto chiara, si fonda su due assunti. Il primo assunto è che noi possiamo, non accettiamo che si dica meno tasse per tutti. Noi diciamo che si può diminuire l'onere fiscale, si deve diminuire l'onere fiscale, quindi meno tasse su chi le paga. Perché il problema è che noi abbiamo in Italia un'evasione fiscale di 130-140 miliardi all'anno, rispetto al quale troppo poco è stato fatto, ed è un, come posso dire, un cancro dell'economia anche, oltre che una cosa amorale. Ora bisogna mettere tutti nelle condizioni di pagare le imposte, ovviamente con attenzione ai contribuenti minori, alle imprese più piccole che possono avere difficoltà, con un sistema anche complesso, però non è accettabile l'evasione fiscale né a livello internazionale, quelle delle grandi multinazionali come le multinazionali del web che non pagano le tasse da nessuna parte, né a livello nazionale. Ci sono delle proposte che noi facciamo molto dettagliate, tecniche, che abbiamo anche testato, quindi possiamo dire con sicurezza che ci portano a recuperare anche in tempi brevi 30, 40, 50 miliardi, e bisogna andare con determinazione, non promettendo invece, come sempre si fa, dei condoni, di chiudere gli occhi, delle rottamazioni, eccetera. L'altro punto collegato a questo, perché i soldi che prendiamo su dall'evasione noi li destiniamo immediatamente, dicevo, a ridurre le imposte, non aumentare la pressione fiscale, e l'altro principio è quello dell'equità del prelievo, che significa innanzitutto il rispetto del dettato costituzionale per cui le imposte devono essere progressive. Quindi è altrettanto chiaro come slogan, quelli dicono imposta piatta, cioè tutti, anche se sono miliardari, pagano la stessa imposta. Noi diciamo no, ognuno deve contribuire in relazione alla sua situazione economica. Quindi non è che parliamo di esproprio proletario o cose di questo genere, ma è un'imposta calibrata che cresce ordinatamente il contributo che viene richiesto alle persone per finanziare la società, i beni comuni, le strade, la sanità, eccetera. Questa cosa che si chiede è più che proporzionale, cioè progressiva, cresce al crescere della situazione economica. Il completamento di questo discorso è: attenzione, non possiamo intervenire solo sull'IRPEF. L'IRPEF è l'imposta più importante, noi vogliamo intervenire per renderla progressiva, più progressiva, e per concentrare lo sgravio fiscale che siamo in grado di concedere sui ceti medi, il contrario esattamente dell'imposta piatta, che l'imposta piatta la pagano solo i ceti medi, perché quelli più ricchi hanno uno sgravio micidiale che fanno dei salti di gioia, e quelli più poveri già sono esenti e resteranno esenti.
Nella, dicevo, l'imposta, non possiamo parlare solo di IRPEF, attenzione che questo è un discorso delicato, perché l'IRPEF è un'imposta la cui base imponibile, cioè che tassa praticamente soltanto i redditi da lavoro, specialmente i dipendenti, ma anche autonomi, e dei pensionati. E tutti gli altri redditi, niente progressività per gli altri redditi? Eh no, se la progressività è il criterio giusto, noi pensiamo di un'altra proposta rivoluzionaria. Prendiamo tutte le altre imposte sui redditi di capitale e sui patrimoni, sono tante, le imposte di bollo, perché c'è l'imposta patrimoniale in Italia, non è che non c'è. Noi tutti sulle giacenze di depositi e di attività finanziarie parliamo di fatto una patrimoniale, che è proporzionale, quindi uguale per tutti. Quindi, imposta di bollo, imposta patrimoniale, ritenute dal conto sui redditi di capitale, cedolare secca sugli affitti, cioè tutte le cose che riguardano i redditi e i patrimoni che danno all'anno circa 30 miliardi, senza aumentare il gettito, redistribuiamo meglio quel prelievo con un'imposta moderatamente progressiva sul patrimonio che lascia esenti tutti i patrimoni delle famiglie che hanno patrimonio inferiore al valore medio nazionale e che poi cresce dallo 0 fino all'1% per gli altri. Facendo i conti, un'imposta di questo tipo dà lo stesso gettito ma distribuisce in modo ordinato e progressivo i premi.